Buon giovedì a tutti e buon compleanno ai cancronati oggi. Oggi molti segni avranno la necessità di vivere qualche momento di relax per ricaricare le pile. Vediamo insieme quali. Ariete, oggi cercate di mantenere il caos al minimo e preferite il silenzio. Questa cosa richiederà una grande autodisciplina da parte vostra, ma vi aiuterà a migliorare il corso della giornata. Se siete sul punto di farvi scappare una battuta di cattivo gusto o un commento sarcastico, chiudete il becco prima che sia troppo tardi. Toro, se avete rimandato la gestione delle vostre finanze, oggi l'argomento soldi tornerà quanto mai attuale. Controllate le bollette e i saldi e assicuratevi di avere fondi sufficienti per effettuare tutti i pagamenti. In caso contrario, potrebbe essere il momento di discutere dei piani di pagamento con alcuni creditori. È il momento buono per farlo. Gemelli, oggi avrete la possibilità di ristabilire l'equilibrio tra il tempo di qualità con gli altri e il tempo rigenerante per voi stessi. Anche solo un'ora al giorno dedicata agli interessi personali, la lettura, la scrittura o quello che più amate vi renderà più felici. Cancro, se ultimamente vi siete allontanati dai radar per godervi un po' di sana solitudine, oggi potreste avere la necessità di uscire dalla vostra tana. Potreste sentirvi un po' stressati dalla vostra lunga lista di cose da fare e questo sarebbe un buon momento per rivederla un attimo e cancellare o posticipare le cose non urgenti o quelle superflue. Leone, oggi il compromesso è fondamentale per voi. Non vedetela come un modo per accontentarvi di qualcosa di meno. Cambiare i vostri desideri personali per fare in modo che un progetto condiviso possa avere successo vi garantirà anche la benevolenza di tutti nel lungo periodo e questo significa ottenere il consenso e la stima degli altri, pensateci bene. Vergine, la vostra carriera oggi è in ascesa, anche se voi tenderete a tirare le redini. Prendetevi un po' di tempo libero per stare con i vostri cari e anche un po' di tempo per voi stessi, per coccolarvi e rigenerarvi. In questo modo vi chiarirete un po' le idee sui vostri obiettivi di carriera. Bilancia, avete controllato le informazioni che state per condividere? Oggi fareste bene a controllare 3 volte tutte le cose che volete dire prima di comunicarle, anche se e soprattutto se state solo cercando di essere utili. Questo vale anche per le informazioni personali. Niente abbellimenti o ricami oggi. Scorpione, rimanete con i piedi per terra oggi, la vostra immaginazione potrebbe infatti scatenarsi prima che abbiate la possibilità di fermarla. Lasciate che passi questo momento senza farvi prendere troppo da questa immaginazione. Se potete, state tranquilli e defilati e cercate di non prendere decisioni sull'onda del momento. Sagittario, attingete al conforto e al sostegno che riceverete dai vostri legami più stretti oggi. Intorno a voi ci saranno persone pronte, disponibili e capaci di aiutarvi, di abbracciarvi o darvi qualsiasi altra cosa di cui avrete bisogno. Può essere più difficile ricevere che dare, ma per fortuna siete capaci di imparare in fretta. Capricorno, siete delle rocce per le persone che vi circondano. Ma con lo stress che sentirete oggi potreste sentirvi un po' risentiti nei confronti di qualcuno che prende più di quanto non dia. A questo punto, però, sta a voi porre dei limiti. Mantenete un tono leggero, ma fate in modo che le vostre parole arrivino chiare e inequivocabili. Acquario, di solito non amate fare drammi, ma oggi dovrete sforzarvi di usare le buone maniere e modificare i vostri toni, altrimenti potreste dire la cosa sbagliata alla persona sbagliata nel momento sbagliato. E non pensate poi di poter tornare sui vostri passi e rimediare. La cosa migliore è prevenire e rimanere in silenzio. Pesci, oggi potreste sentirvi combattuti tra obblighi personali e professionali, e soprattutto questi due aspetti non sono in equilibrio. Ultimamente vi siete concentrati sulla vostra vita personale, ma oggi potreste trovarvi a spostare la vostra attenzione su nuovi obiettivi, scatenando un dilemma interiore. Fate del vostro meglio per trovare un po' di equilibrio tra vita personale e lavoro. Auguro a tutti una buona giornata e ci rivediamo domani.